Maria di Magdala si era recato al sepolcro, trovò il sepolcro vuoto e poi l'annunzio degli angeli e poi l'apparizione di Gesù stesso. Lei si inginocchia, gli stringe i piedi e Gesù dice: lasciami, ma corri dai miei discepoli, porta l'annunzio della mia risurrezione. E Maria di Magdala corre, potremmo dire volò. E quando giunge, Gesù è risorto, Gesù è risorto. E gli apostoli rimangono increduli. È la fantasia dolorosa di una donna. Gesù appare ai due discepoli di Emmaus e anche questi, dopo che Gesù offre il pane e il vino e si presenta, essi corrono di nuovo a Gerusalemme e danno la notizia di aver visto il Signore e gli apostoli non credono. Appare ancora a tutti loro nel cenacolo, a tutti i discepoli, ma ancora una volta i discepoli non credono. Si rimane un po' perplessi di fronte a questo atteggiamento dei discepoli nel permanere nella loro incredulità. Sì, rimaniamo perplessi. Però dobbiamo dire anche un'altra cosa. Dobbiamo dire grazie ai discepoli di Gesù di essersi mostrati e convinti che la risurrezione non era un fatto vero. Non credevano. Abbiamo anche la testimonianza di Tommaso, che non si trova la sera nel cenacolo. Se io non metto il dito al posto dei chiodi, se io non metto la mano nella ferita del costato, io non crederò. E non crede quando tutti gli apostoli dicono: lo abbiamo visto, ha mangiato con noi. Tommaso non crede. Noi dobbiamo dire grazie anche a Tommaso per la sua poca fede, perché in questo modo hanno dato a noi la fede loro, hanno dato a noi la certezza della risurrezione e noi oggi non possiamo dire: erano dei fantasiosi, erano dei creduloni, erano interessati a avere un vantaggio dalla risurrezione di Gesù Cristo. Dobbiamo dire: non credevano e hanno creduto. Hanno creduto e hanno giocato sulla risurrezione di Gesù. Hanno aspettato la discesa dello Spirito Santo come Gesù aveva promesso e quando scende lo Spirito Santo hanno la forza di aprire la porta del cenacolo e a tutta quella folla Pietro ha il coraggio di dire: noi predichiamo in nome di quel Gesù crocifisso che voi avete crocifisso alla croce. Allora la incredulità dei discepoli per noi serve di garanzia di fede. Anche noi però possiamo avere dei dubbi, anche noi possiamo negare, perché tante volte per interessi, tante volte perché teniamo l'odio dentro di noi e non possiamo accettare il messaggio di Gesù. Allora, se vogliamo credere veramente nella risurrezione di Gesù, dobbiamo accettare la sua parola, dobbiamo accettare la sua vita che è un servizio, è una costruzione di un mondo migliore, il mondo della pace, della gioia, della serenità.